quando sei brava, tu sei molto brava. Quanto sei brava? Che c'è? Quando sei brava? Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Davide Calopsite. Sigla. Bentornati, bentrovati. Allora, girando su internet, mi sono incuriosito in riferimento a un argomento che credo di aver trattato. Che c'è? Anche tu ti sei incuriosita? Credo di aver trattato tempo fa per come bisogna trasportare i nostri amichetti con le luci. In quel video parlavo di come organizzarsi per poter fare un viaggio con i nostri amici. In questo qua invece vorrei parlare di un'altra cosa, sul fatto appunto che alcuni di noi, anch'io, ci si chiedeva appunto, ma nel momento in cui io devo affrontare un viaggio, ad esempio con la macchina, no? Vado in vacanza, dove metto il mio pappagallo se magari la mia gabbia è estremamente grande e non riesco a spostarlo? Allora, se il viaggio è di una settimana, ad esempio noi partiamo e andiamo al mare, là comunque dobbiamo stare una settimana, è ovvio che la gabbia ce la dobbiamo portare. Mi rendo conto che magari non sappiamo dove metterla, perché una gabbia con all'interno il pappagallo significherebbe che noi la dobbiamo mettere dietro il sedile, ma magari siamo in quattro o magari c'è una parte delle valigie, quindi non sappiamo dove mettere la gabbia. Allora, la gabbia ce la dobbiamo portare, perché se noi comunque stiamo in una settimana il nostro amichetto con la luce non può stare dentro un trasportino, ma deve comunque stare all'interno della sua casettina. Allora, quella lì ce la mettiamo direttamente al portabagagli, perfetto, ma dove mettiamo il nostro pappagallo? In commercio ho trovato di tutto, ho trovato veramente di tutto, da gabbie piccoline a gabbie grandi. Io solitamente quando vado a fare un viaggio ho una gabbietta piccolina, lo metto direttamente là, ha il suo posatoio, ha le sue ciotole, ha tutto quanto, me lo metto o sulle gambe, io no perché porto la macchina, però solitamente lo faccio mettere o sopra le gambe o sopra il sedile. Ovviamente come funziona? Funziona che è più corretto lasciarlo, non tutto quanto il viaggio, attenzione, però comunque lasciarlo spesso coperto, così che non possa comunque essere un po' sbattuto e trovarsi un po' a disagio in riferimento agli spostamenti, alla novità, alle luci d'autostrada. Poi ovviamente dipende da quando partite. Ripeto, nel senso che se è un viaggio di un'oretta non serve, però se comunque un viaggio di 5, 6, 7 ore è importantissimo che in un certo momento bisogna anche coprirlo, anche per farlo riposare un po'. Quindi un'oretta lasciate coperto, un'oretta lo liberate, un'oretta lo lasciate coperto. Detto questo, quindi con me io solitamente ho questa piccola gabbiettina carina carina che non ingombra tantissimo, ma serve soltanto per il trasporto. In commercio invece c'è di tutto, perché come si sa, se uno può vendere si inventa qualsiasi cosa. E ho trovato questa trasportino qua. Lo metto qua, penso qua, o qua, vediamo. Questo trasportino qua. Questo trasportino qua è una cosa assurda, nel senso che è un trasportino che è stato predisposto per portare i nostri amichetti con la luce. Infatti proprio c'è scritto che è adatto per le cocorite e per le calopsiti. Fanno mille raccomandazioni, nel senso che mi raccomando non lasciatelo solo lì dentro, perché per quanto il prodotto abbia una buona consistenza, una buona resistenza, però potrebbe essere danneggiato. Quindi sono quelle accortezze corrette che è giusto fare. Il mio dubbio dov'è? Il mio dubbio è come è strutturato questo trasportino, e vi spiego subito il perché. Innanzitutto il trasportino fondamentalmente ha soltanto il posatoio, ha una rete davanti, una rete dietro, sopra è coperto e ha soltanto il posatoio. Sì, però il problema dov'è? Dove metto la roba da mangiare? Allora, per come è predisposto e come è fatto questo trasportino, mi verrebbe da pensare che la ciotolina dell'acqua e la ciotolina del mais la devo poggiare sul fondo. Il problema dov'è? Il problema è che comunque noi stiamo dentro una macchina o magari stiamo in treno, quindi comunque il movimento c'è. Lasciare una ciotolina libera piena d'acqua ad esempio è facile nell'immediato che cade l'acqua, anche lo stesso pappagallino se ci va a bere è automatico che salendoci sopra la fa cadere. Quindi questa è una pecca secondo me essenziale, non capisco la logica di questo trasportino. O è stato fatto per un viaggio brevissimo, ma veramente brevissimo, tipo mezz'ora,
Ma se no, non avrebbe una logica, perché come trasportino, secondo me, è sbagliatissimo. Ce ne sono tanti altri, se andate su internet e scrivete trasportino e pappagalli, tanti altri fatti in maniera totalmente diversa, come appunto anche queste gabbiette piccoline che ho io, dove la ciotola è ben salda nella gabbia, dove l'acqua è ben salda nella gabbia e in automatico difficilmente può cadere. Quindi il trasportino invece, questo qui, o serve solo se dobbiamo portarlo, che ne so, dal veterinario, però per i viaggi lunghi è totalmente sbagliato. Il problema dov'è? Che la maggior parte delle persone pensa che quello sia un trasportino adatto per i viaggi lunghi e mette le ciotole dell'acqua e puntualmente si ritrova le ciotole, scusate, puntualmente si ritrova il trasportino completamente bagnato. Questo è un errore che secondo me il sito, nello specifico, che non farò nome ovviamente perché per carità ci mancherebbe, il sito nello specifico dà delle informazioni errate perché non si può, cioè quel trasportino può essere catalogato in quelli per viaggi brevi, ma per viaggi lunghi è totalmente sbagliato perché mancano, ad esempio, la ciotola dell'acqua deve essere comunque, a parte che deve essere salda, ma deve comunque avere un coperchio sopra appunto per evitare che il movimento possa far uscire l'acqua, ma deve essere comunque accessibile al nostro pappagalluccio per berci. La ciotola del mangime è la stessa identica cosa. Questo trasportino manca di due cose essenziali, di due cose vitali per il nostro amichetto con la luce. Fatemi sapere se voi avete un trasportino, fatemi sapere com'è il vostro trasportino, mandatemi le foto su Instagram, fate quello che vi pare e fatemi sapere se qualcuno di voi ha proprio comprato questo tipo di trasportino e come ci si trova e che soluzioni adottate, perché lì sono delle finezze essenziali per la vita del nostro animaletto, ma che però non vengono per niente menzionate. Secondo me è una pecca molto grave. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video, fate i bravi, ciao!